Cicerchia, londino di fico, fagiolo solfino sono i sapori della memoria della buona usanza, la piccola cooperativa Presidio Slow Food, simbolo dell'artigianato alimentare di qualità. La buona usanza, il bello e il buono del ritorno alla terra. Farina di qualità da 5 generazioni. Scopri i prodotti Molino Bianchi di solo grano italiano. Li riconosci dalla bandiera tricolore. I nostri prodotti non contengono additivi né conservanti. Dalle olive dei coltivatori locali, attentamente selezionate e controllate, creiamo un prodotto raffinato che unisce gusto all'alta qualità. È l'olio Montenovo, il compagno fedele della tua salute. Le nostre nonne passavano ore ad impastare uova e farina per rendere la pasta più morbida ed elastica. Oggi, dopo 50 anni, D'Andrea Giovanni impasta ancora come allora, nel rispetto della buona tradizione marchigiana, garantendo qualità e freschezza ed offrendo una vasta scelta di formati e piatti tipici. Pasta all'uovo D'Andrea Giovanni, dal 1957, la buona tradizione marchigiana. Mangiar sano, mangiar marchigiano, ben trovati a questa nuova puntata. Dopo le abbuffate, le grandi mangiate di queste feste, torniamo ad un'alimentazione più regolare, sempre nel segno della marchigianità. Cosa e quanto mangiare ce lo dice una nutrizionista. Noi siamo quello che mangiamo. Il corpo è come se fosse una macchina e a seconda della benzina che metti dentro funziona più o meno bene. Quindi mangiando bene noi anche a livello di salute stiamo molto meglio. È stato fatto infatti uno studio che va a dimostrare che circa il 40% delle patologie che vengono anche legate all'invecchiamento possono essere tranquillamente migliorate e prevenute se nell'arco della vita si ha uno stile di vita equilibrato, quindi stile di vita caratterizzato da un'alimentazione equilibrata e da un'attività fisica moderata praticata almeno 2-3 volte a settimana. E dunque il segreto di lunga vita ha bisogno prima di tutto di un'alimentazione equilibrata. Così il chilometro zero diventa un modo per ripensare il cibo che abbiamo a disposizione nel nostro territorio, tipico ma anche salutare. Cerchiamo di mangiare un po' di tutto con moderazione, quindi prodotto tipico sì, ma prodotto anche che faccia bene alla nostra salute. Nelle Marche non abbiamo quindi solo dei prodotti che ci permettono di fare le lasagne piuttosto che l'oliva all'ascolana, ma abbiamo anche dei prodotti molto nutrienti che sono anche a basso costo. Primi fra tutti sono i legumi, legumi che molto spesso sono bistrattati e non vengono consumati giornalmente o addirittura anche mensilmente. Qua nelle Marche abbiamo le fave, abbiamo la cicerchia, abbiamo la lenticchia, cerchiamo di utilizzarli maggiormente. Sono molto semplici da cucinare, l'unica accortezza è quella di metterli al bagno il giorno prima. Poi, essendo nelle Marche, un altro alimento tipico è sicuramente il pesce. Quindi cerchiamo di andare in pescheria ed acquistare il pesce pescato nella nostra zona. Abbiamo le acciughe, abbiamo le alici, abbiamo le orate, abbiamo le spigole e abbiamo anche il classico pesce povero, quindi il pesce azzurro, come gli sgombri, che fanno molto molto bene. E poi in questo periodo di crisi, giustamente, riescono anche un po' a tranquillizzare le persone, in quanto è un pesce che non costa molto. E naturalmente frutta e verdura in un pasto che soddisfi corpo, mente e palato, equilibrio alla base di tutto, grassi compresi. L'alimentazione deve essere bilanciata, quindi in ogni pasto dobbiamo avere una percentuale di carboidrati, una percentuale di proteine e una percentuale di grassi. Grassi che in gran parte dovrebbero essere costituiti dall'olio extravergine d'oliva. E qua nelle Marche ci sono molti produttori di olio extravergine d'oliva, quindi piuttosto che comprare l'olio di marca, cerchiamo di comprare un olio che sia a chilometro zero. L'attenzione deve essere alta nel momento dell'acquisto. Fiere e mercatini sono un momento molto importante.
poi la trasparenza, che significa leggere le etichette. Leggendo l'etichetta noi ci possiamo rendere conto della storia di quel prodotto, ma già a partire dalle uova. Se voi leggete nel guscio ci sono dei codici che vanno ad indicare la provenienza delle uova. Poi nei giorni in cui c'è il mercato, in cui ci sono le fiere, possiamo andare a fare un giro e quindi comprare dei prodotti che siano proprio locali. E qua ancora ne vengono organizzate molte, quindi è sicuramente un'occasione da non perdere. E dunque l'angolo delle ricette, e qui la nutrizionista ci perdonerà, ma la ricetta di oggi è una ricetta piena di gusto e di cura, il tortino al cioccolato. Tortino al cioccolato caldo, è una libidine naturalmente, è bandita da tutte le diete possibili e immaginabili, però è una gioia per il palato, soprattutto a fine pasto. La preparazione è abbastanza semplice, però ci vogliono alcune accortezze. Per esempio il burro e il cioccolato, che deve essere assolutamente fondente e mi raccomando di prima qualità, vanno sciolti a bagnomaria, quindi con una certa lentezza. Diciamo che ci vogliono mediamente, appoggiando il tutto su una pentola in ebollizione, ci vorranno dai 7 agli 8 minuti. Fatto questo, si aggiungono in successione gli altri ingredienti, che sono lo zucchero, la farina e le uova. Si lascia amalgamare ancora il tutto e solo per ultimo aggiungiamo il nostro lievito. Fatto questo, si fa riposare questa massa che abbiamo ottenuto e poi lo mettiamo nel forno, perché il tortino va cucinato. Va cucinato un po' di meno rispetto alla cottura totale, finale, in maniera che quando poi si apre con un cucchiaio per assaporarlo, c'è questa colata di cioccolato che dall'interno esce verso l'esterno, che non è solo un fatto estetico, ma è anche un gran bel mangiare. Il tortino al cioccolato così buono direi che si è diffuso molto rapidamente nei ristoranti, tant'è che se ne occupa anche la grande industria, segno buono da una parte, brutto da un altro. Ha sostituito la panna cotta degli anni 80, tanto per intenderci, però noi potremmo in qualche maniera personalizzarlo e renderlo abbastanza unico. Per la cottura abbiamo visto che abbiamo adoperato degli stampini, questi sono usa e getta, ma naturalmente qualunque tipo di stampino, anche se ce l'avete in porcellana come volete, può essere adatto ad essere personalizzato. Su questo fondo, che poi sarà la parte esterna superiore, quella che si vede di più, noi ci possiamo mettere per esempio della pera, delle fettine di pera, oppure all'interno, quindi una volta messo il contenuto, la massa di cioccolato nello stampino stesso, all'interno possiamo spingerci una ciliegia, una amarena, di quelle normalmente in commercio, che si trovano in barattolo. Non cambia niente sui tempi di cottura, però è un'ulteriore sorpresa quando si va a servire il piatto in tavola. E dunque i vini, il territorio in un calice. Oggi parliamo di un vino strutturato dal sapore deciso, il Rosso Conero. Non è una denominazione molto grande, soprattutto se la confrontiamo con delle denominazioni nazionali, come potrebbero essere quelle toscane o piemontesi, o quelle internazionali in giro per il mondo. Ovviamente è una DOC piccola che ha delle caratteristiche particolari, peculiari, e che si rispecchiano poi nel prodotto finale. È il succo dell'unico promontorio che spezza la linearità della costa tra Trieste e il Gargano, il Conero appunto, un'area ben delimitata ed un vino con caratteristiche definite, frutto di uve Montepulciano all'85% e Sangiovese al 15%, due le varianti della denominazione. Rosso Conero DOC, denominazione d'origine controllata, appunto, che ricade nel territorio della zona di Ancona e i comuni limitrofi.
e una Conero DOCG che invece è di un gradino superiore perché è una denominazione di origine controllata e garantita. Si differenziano ovviamente per le rese per ettaro, quindi nella DOCG una resa minore e anche nel fatto che il DOCG può essere venduto solo dopo 2 anni di invecchiamento in cantina. Queste le caratteristiche e gli abbinamenti. Caratteristiche, un vino di corpo sicuramente, che ha una bella struttura e che presenta quel bel colore tipico del Montepulciano, quindi un bel colore violaceo, intenso e rubino, diciamo, e un abbinamento con carni, anche con formaggi, poi dipende dalle tipologie e dal tipo di lavorazione che viene fatto in azienda. Ovviamente sono quei rossi importanti che hanno fatto storia poi nelle denominazioni italiane. Il bilancio è quello di una vendemmia nella media. È stata una vendemmia particolare, una vendemmia diciamo nella media come clima. Io parlo di clima, non voglio dire la qualità, ogni azienda ha le sue caratteristiche. Il Rosso Conero si è comportato bene, il Montepulciano si è comportato bene, avendo avuto problemi un po' all'inizio con eccessive piogge e anche durante la vendemmia. Le quantità erano aumentate perché comunque la pioggia ha aiutato l'incremento della quantità che poi si è andata a scremare durante la vendemmia per avere dei livelli qualitativi abbastanza alti. Quindi si è selezionato sia pre-vendemmia che post-vendemmia per ottenere le uve migliori. Si chiude qui questa nuova puntata ricordando come sempre il motto mangiar sano, mangiar marchigiano. Arrivederci alla prossima. Cerchia, lonzino di fico, fagiolo solfino sono i sapori della memoria della buona usanza, la piccola cooperativa Presidio Slow Food, simbolo dell'artigianato alimentare di qualità. La buona usanza, il bello e il buono del ritorno alla terra. Farina di qualità da 5 generazioni. Scopri i prodotti Molino Bianchi, di solo grano italiano. Li riconosci dalla bandiera tricolore. I nostri prodotti non contengono additivi né conservanti. Dalle olive dei coltivatori locali, attentamente selezionate e controllate, creiamo un prodotto raffinato che unisce gusto all'alta qualità. È l'olio Montenovo, il compagno fedele della tua salute. Le nostre nonne passavano ore ad impastare uova e farina per rendere la pasta più morbida ed elastica. Oggi, dopo 50 anni, D'Andrea Giovanni impasta ancora come allora, nel rispetto della buona tradizione marchigiana, garantendo qualità e freschezza ed offrendo una vasta scelta di formati e piatti tipici. Pasta all'uovo D'Andrea Giovanni, dal 1957, la buona tradizione marchigiana.